studiare la dinamica dell'oscillatore armonico vuol dire studiare le forze su questo punto materiale, abbiamo detto solo la forza elastica, e vedere perché la forza elastica applicata a questo punto materiale lo fa muovere in questo modo, cioè produce quel tipo di moto, cioè il moto armonico in questo caso. Quindi l'aspetto dinamico vuol dire non limitarsi a descrivere semplicemente il moto, cioè la cinematica, ma capire perché il moto è descritto da quelle formule lì, nel senso che bisogna risalire alle cause di questo movimento, e le cause è appunto la forza elastica. In generale le cause sono le forze che causano quel tipo di moto. Quindi applichiamo la legge di Newton lungo l'asse orizzontale e vediamo che quando per esempio il punto materiale è spostato a destra rispetto al centro di oscillazione, la forza elastica di richiamo lo richiama appunto verso il centro e lo fa accelerare con un'accelerazione che è sempre rivolta anche lei verso il centro, un'accelerazione centripeta. Vediamo qui due vettori, forza e accelerazione, che sono sempre allineati e nello stesso verso. L'opposto accade quando il punto materiale si trova a sinistra del centro di oscillazione. In questo caso la posizione è negativa, questa freccia S è rivolta dall'altra parte, quindi una posizione negativa a sinistra, mentre invece la forza elastica è a destra e anche l'accelerazione che imprime all'oggetto. Quindi forza e accelerazione puntano sempre verso il centro di oscillazione. Sono quindi centripete. Dunque partiamo dalla legge di Newton e andiamo a sostituire al posto della forza la legge di Hooke, che era questa, la forza elastica proporzionale all'allungamento. La costante di proporzionalità è la costante elastica della molla. Ecco la stessa formula scritta in un modo leggermente diverso. La forza elastica proporzionale all'allungamento S. S è l'allungamento della molla rispetto alla posizione centrale. Il segno meno sta a indicare che quando l'oggetto si trova a destra, quindi la posizione è positiva, S positiva, allora la forza elastica è rivolta a sinistra e quindi a segno negativo, quindi al segno opposto alla posizione. Stessa cosa quando l'oggetto si trova a sinistra del punto centrale. Posizione S negativa, ma forza elastica che richiama verso destra, quindi positiva. Dunque forza elastica e posizione dell'oggetto hanno sempre segni opposti. Dunque, dopo aver sostituito la forza elastica nella legge di Newton con questa espressione, la legge di Hooke, andiamo a sostituire sempre nella legge di Newton anche l'accelerazione. Ci sostituiamo questa formula che abbiamo visto prima, cioè questa. Otteniamo quindi meno Ks a sinistra uguale meno m omega quadrato S a destra. I segni meno a destra e a sinistra si eliminano, come anche S, la posizione dell'oggetto. Questa S si elimina con questa nella legge di Newton. E questo sta a indicare che non è importante la posizione che sta acquisendo l'oggetto nel suo spostamento. Il fatto che la posizione si semplifichi vuol dire che non è importante, non conta niente. E in particolare non conta neanche l'ampiezza di oscillazione. Quindi se l'oggetto oscilla tra A e B, oppure oscilla per esempio di meno tra un A e un B più stretti o tra un A e un B più larghi, comunque questa cosa è irrilevante. Infatti avevamo visto anche sperimentalmente nei video precedenti che l'ampiezza di oscillazione non influiva sul periodo.